Ok, finita questa scenetta, ok, grazie, grazie. Possiamo andare? No. Oggi fa freddo. Merda. Fa freddo, sì. Oggi fa freddo. A 38 gradi, a 20 gradi. C'è la neve. Ma cosa ci era in quel di Budapest? Ma cosa gradi c'era? A 21 gradi, 49. Dice Lia, videoconferenza. Ciao Lia. Signora, c'è un uovo. Lia sta chiamando lo spacciatore per prendere un po' di marijuana che qua pure. È probabile. Manda un saluto, saluta, che stiamo registrando. Siamo in diretta su Rai 1. Allora, siamo in diretta da Budapest. Ciao. Bene, dai. Alla locandina di un film horror. Aspetta. Aspetta. Posso? Vai. Nella precedente puntata di Italia abbandonata. Oggi, Ungheria. Ehi ragazzi, ma lì c'è un mistero, ehi, ma cos'era quel rumore? Cos'era quel rumore? Avete sentito anche voi? C'era un rumore? Aiuto! Cos'era? Oh, ci sono le presenze! Guarda, cos'è quella figura? Guarda che figura strana! È deforme, guarda cos'è quella... Siamo arrivati a questa bellissima vista e stiamo cercando di convincere Vincenzo a non buttarsi. No, Vincenzo, ripensaci, in fondo lì è bravo, non è così rompicoglioni. Abbiamo incontrato qui un'autoctona. Sì, io vivo tra alberi. Ma è Sandokan, qual è autoctona? Vivo tra alberi e... mangio merda di animali. Danubio. Italiani a puta. Allora adesso facciamo vedere come si scattano le foto. Va bene Italia, va bene? Nuova foto parte prima. C'è una schiera di piccioni qui. Ciao ragazzi. Secondo me qui il mago hanno anche un lavoro, tipo. Conducono una vita normale. Io mi sono messo l'acqua. Bello macone! Si sono. Ci siamo? Propaganda ISIS parte 1. Via. صليل الصوارع نشيد الأباء ودر القتال طريق الحياة. Va a posto. La figura di Mers l'ha fatta. Secondo me la sigla di Friends è meglio, è qualcosa di... Io sono scomodissimo in questo video. Ok, ho appena visto le cellule del tuo naso. Com'è questo pranzo super marcio, super lurido? Olio, ovunque. Cos'è? È piccante. Era solo zucchero. Questo era l'emblema di questo pranzo. Aspetta. Dai, finita bene, su. È finita bene. Vorrei fare tutto, però... Compra Brello. Mi sembra molto scortese qua. Federico, cosa ne pensi di questo pranzo? Guarda che faccia che ha, guarda! Ah, quanto vai veloce! Siamo andati alle terme. Ciao.
quindi il dopo terme? Com'è il dopo terme? Sono stanca, mi ha affamato. Vabbè, ma tu non hai mangiato. Riccardo mi ha fatto scappare una ventina dall'occhio. Quindi adesso sono cicato. Ah, capito. Perché siamo finiti in questo, allora, in questo posto? Stiamo morendo di fame e quindi abbiamo deciso di provare. Allora, praticamente io adesso ieri non ho cenato. Commenteremo la cosa. Ieri non ho cenato e lei oggi non ha pranzato, quindi praticamente siamo finite qui in questa pizzeria di merda. Che avventura, ragazzi! Adesso scopriremo cosa c'è qui sotto. Ma questa è una margherita? Sì. Sembra sopra mia. Sembra che c'è ragù. È nera. Ma è ketchup. C'è il ragù sopra. Cosa abbiamo fatto? It's beautiful. E quindi? Che sta la margherita? Cosa ne pensi di questa pizza? Che sembra una pizza con il ragù sopra. Ma ragù quello cancerogeno, non è quello che fa male alla salute. Però forse perché dovrebbe essere. Perché siamo venuti qui per sempre. Quindi com'era? Una cacata pazzesca. Non lo rifarei. Io non l'ho assaggiato. Faceva veramente cagare. Non lo rifarei. Non andate da Pizza Hut perché la pizza fa veramente schifo. Io però vorrei fare un applauso a Giuseppe e Federica che ci hanno trovato tutti i posti durante la vacanza. Sono commosso, ragazzi. Giù, Giuseppe! Grazie, Funky 17. No, lo devi chiamare Funky 17. Funky 17. Sento cosa? Io non posso passare di là, c'è la pozzanghera. Stenditi per terra, Giuseppe! Oggi lo chiedo a Federica. Federica, oggi stasera che si fa? Stiamo andando a vedere lo spettacolo alla Fontana Magica. Ok. Che in realtà si chiama... Com'è che si chiama? Magic Fountain. Magic... No, Music, no, music Fountain. Music Fountain, hai sbagliato. Stavo traducendo in inglese quello che hai detto. Ma che è sta vizia? Inquietante. Un po'. Alter. Thank you.